Buonasera ragazzi e benvenuti in un nuovo gameplay, ovvero della serie Spore. Finalmente siamo a un nuovo episodio che vi ho chiesto anche di decidere voi se dovevo continuare o no questo gioco. E molte persone mi hanno detto sì, continuano perché visto che piace. Speriamo che in questo episodio riusciremo a finire la fase cellula e passiamo in quella prossima, ovvero la fase creatura. Ed eccoci qui, ci siamo fermati che ci eravamo accoppiati e siamo diventati più carini, più kawaii e anche velenosi, quindi se i nemici ci attaccano non li avveleniamo. E abbiamo scelto di essere erbivora, e non vogliamo diventare onnivora, ovvero sì, carnivora, erbivora per chi non lo sappia. Vedete, ora ho ucciso questo. Con il veleno è morto facilmente. Ora noi continuiamo a mangiare, che così cresciamo ancora di più, sperando che nessuno ci ammazzi o ci faccia qualcosa. Oh, sto moscerino maledetto. Muori per veleno perché mi hai colpito. La prossima volta non mi colpivi. Ok, c'è qui qualcosa di nuovo. Elettrico, fulmina. Vabbè, quel coso elettrico che ci permette. Che ci permette di. Diciamo di fare diventare elettrico qualcuno o qualcosa del genere. Vedete, ragazzi, adesso siamo quasi. La grandezza di una conchiglia. Quindi stiamo diventando abbastanza molto molto ma molto grandi. A differenza di prima. Come vedete, ora credo che più cellula. Ora possiamo dire che siamo un pesce o qualcosa del genere. Oh, comunque noi continueremo a mangiare. Che ci servono altri punti DNA. Sperando. Oh, che cavolo è quel coso? È enorme. Ci farà molto 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 male. Quindi evitiamo di stargli vicino. Perché credo che un boccone ci ammazzi e ci faccia molto male. Allora, come avevo detto nel scorso episodio, a me piace veramente tanto questo gioco. Cioè. Devo essere molto sincero, giochi del genere, comunque se ne trovano pochi. Diciamo che a me piace tanto, cioè, forse merita un sacco questo gioco, ma forse, non so, per me è così, poi non so, ognuno la vede in un modo diverso. Sti cosi di merda, hanno ucciso il mio simile, scappiamo, questo ci ammazza. Ora abbiamo parecchi punti di DNA, potremmo anche chiamare il partner e modificare la nostra cellula. Però credo che sia inutile perché alla fine non è chissà cosa dobbiamo mettere in questo momento. La cosa migliore è ora di crescere più in fretta possibile perché faremo una brutta fine se continuiamo così. Comunque se vedete sotto si vede anche la spiaggia adesso. Allora, si sono rimasti pochi punti, siamo quasi arrivati alla fine, dai che ce la facciamo togliere davanti. Un ultimo punto, ragazzi. Ah, finalmente. Ora ha il cervellino piccolino, è diventato più intelligente. Congratulazioni, sei sulla strada che porta allo stato senziente, scusatemi, non avevo letto bene. Congratulazioni. Quando si tratta di nuotare nel liquame, la tua abilità non appare. Clicca sul pulsante avanza non appena desideri muovere i primi passi sulla terraferma. E ovviamente noi andiamo sui passi della terraferma. Storia. Questa cronaca mostra la storia delle azioni compiute durante la tua vita come cellula.
Hai acquisito un tratto che ti attribuisce un'abilità esclusiva di cui beneficeranno le future generazioni. Quale percorso hai scelto? Allora, all'inizio noi eravamo onnivora, però comunque noi abbiamo mangiato solo piantine, cioè alghe, se dobbiamo chiamarle così. Comunque siamo sulla strada di essere erbivora, infatti. Noi siamo erbivora. Erbivora, tempesta rinfrescante. Questa abilità consente al capo di evocare una tempesta di frutti facendole fiorire e cadere dagli alberi. Ah, questa cosa è molto interessante. E credo anche importante. Comunque abbiamo finito questa prima fase. Ora passiamo alla prossima fase. La prossima fase è quella comunque dobbiamo modificare la nostra cellula e trasformarla più che altro in animale, cioè creatura. Allora, per adesso dobbiamo inserire i piedi. Possiamo anche non inserirli, cioè ovvero diventare qualcosa che cammina a terra. Ora noi possiamo anche modificare la lunghezza grazie a questo. Vedete? Possiamo tipo diventare così o così. Comunque noi all'inizio non so se metterci le gambe, però credo si conviene. Mettiamoci queste qui. Ora per modificare le ossa basta alzare un po' queste, cioè tenere premuto con tasto sinistro. Possiamo alzargli un po', diciamo, il collo e cose del genere. Con questo possiamo modificare. Dai, già è carino così adesso. Questo potremmo anche rimanere. Cioè, queste non servono più. Possiamo anche toglierle, li vendiamo perché ormai abbiamo i piedi. Possiamo anche aggiungere altre cose, occhi, veleno. Questo serve per il fascino. Quindi possiamo anche metterglielo. E così diventa più carino, credo. Spero. Visto che il veleno non è. Ci serve qui. Qui possiamo mettere comunque gli aculei, che ci possono difendere dai nemici da dietro. Spero che difendano. Che non mi ricordo, sinceramente. Cioè, ci ho giocato una settimana fa, poi non ci ho giocato più a quella partita che stavo giocando. Preferito continuare gameplay, cioè con voi. Credo che così all'inizio vada bene, spero. Ora possiamo anche comunque scegliere il colore. Questo qui ormai credo che sia vecchio. Visto che abbiamo deciso comunque il colore arancione, quindi possiamo anche basarci su giallo, arancione o rosso. Oh, vediamo un po' di colori. Questo sembra carino, però possiamo vedere anche altri se ci sono. Mi piace questo e possiamo anche usare questo. Proviamo questo, vediamo se è più carino. Infatti è più carina. Ora possiamo decidere anche la forma, cioè non so, stili parziali, non so, mo vediamo, cioè credo che aggiunga del colore. Mettiamo rosso ad esempio. Ah sì, infatti sì. So, mettiamo qualcosa sul giallo questa volta. Allora, ho visto qualcuno che mi piaceva questo, vediamo com'è. Ah sì, questo è carino, uno sembra molto molto carino. E ora cambiamogli nome. Mettiamo un nome scelto da noi. Beh, possiamo chiamarlo. Anzi, sai, ho avuto un'idea. Generiamo un nome casuale. Facciamo una cosa, nel prossimo episodio sceglierete voi il nome di questo animaletto. Non so se sulla pagina, credo che sulla pagina di Facebook, visto che l'ho creata comunque da poco, potrete andare lì e scegliere, cioè dare un vostro nome, oppure non so, posso anche scegliere io 3-4 nomi e voi votate qual è il nome più carino e lo decidete voi. Adesso passiamo avanti, mettiamo salve ed esci, abbiamo modificato il nostro piccolo animaletto. Vediamo cosa riusciamo a fare. Comunque, come vedete, possiamo modificare il nostro
la nostra creatura come vogliamo noi, cioè possiamo modificarla in diversi modi, però comunque ci servono punti DNA per modificarlo. Ora ragazzi, guardiamo la storia. E ora sta chiamando i suoi esseri alla riscossa per andare sulla terraferma ed iniziare ad evolversi per qualcosa di nuovo e scoprire nuove cose. È l'alba di un nuovo giorno, è per te l'inizio della vita in un nuovo, bizzarro e meraviglioso mondo. L'aria ti riempie i polmoni mentre allunghi gli arti nella tua nuova casa, la terraferma. L'evoluzione della specie ha avuto inizio. Eccoci sulla terraferma. Ora sei una creatura circondata nel nido dei tuoi simili. Ora dovrai evolverti incontrando le altre specie del pianeta e ottenendo punti DNA. Solo così riempirai la barra di progressi. Diamo un'occhiata. I tuoi progressi. Questa è la barra che indica i tuoi progressi. Riempila stabilendo relazioni con le altre specie, causando l'estinzione. O causandole. Cioè, causandone l'estinzione. Ora vediamo la tua prima missione. Missioni. Qui puoi vedere le tue missioni. In questo caso, devi preoccuparti del cibo, essenziale per la tua sopravvivenza. Vediamo di imparare come trovarlo. Allora, tieni premuto il pulsante destro per ruotare il tuo. Vabbè, sì, questo è facile. Tipo, questa è la carne. Se ora vi mostro, se noi mangiamo la carne, guarda cosa succede. Cosa è successo? Niente? Cioè non mangia? Ah sì, ecco. Guardate, ha vomitato. Perché comunque lui non mangia queste cose. Lui deve mangiare le piantine. Ora ci sono qui le piante. Ah, questo serve per accoppiare. Ora vedete, guardate lì, non posso arrivarci. Quindi non possiamo mangiare quelle piante. Quindi noi dobbiamo comunque modificare il nostro animaletto basandoci sulla natura. Visto che gli alberi sono alti, quindi a noi conviene che i nostri animaletti siano più lunghi. Che si basano sulla lunghezza. Ora noi possiamo anche fare amicizia con le altre specie. Vedi, abbiamo conosciuto questa specie. E questo chi è? Ha incontrato una nuova specie. Pensi di fartela amica o nemica? Scegli il tuo atteggiamento e provate a cantare o a ringhiare al nuovo vicino. Noi comunque siamo erbivora, quindi ci conviene comunque diventare amico di questa specie. Atteggiamento. L'approccio indica la tua tendenza ad aggredire o ad essere socievole con le altre creature. Prima di interagire, clicca sul pulsante verde per socializzare, sul pulsante rosso per aggredire. Poi utilizza i punti delle abilità. Sei ora. Comunque clicco questo, posso comunque attaccarlo. Però noi siamo erbivori, non avevo bisogno di attaccare. Quindi facciamogli essere amici. Devo imitare l'altra creatura, ad esempio ha cantato. Ora canto anche io. Mi dice che devo impressionare 4 di questa specie. 3 di questa specie, scusatemi. Ben fatto, Spyvern ha vincito l'evoluzione di un essere più astuto del cervello più grande e vicino. Bene, abbiamo fatto amicizia. Ora dobbiamo fare amicizia con altri due. No, ho sbagliato. Scusami. Bene, ora dobbiamo impressionare un altro di questa specie. E siamo riusciti nella prima missione. Ben fatto, abbiamo fatto la nostra prima missione. E abbiamo acquisito punti DNA. Ah, ecco, c'è una frutta a terra. Ora potremmo anche accoppiarci e comunque ricreare una nuova struttura per, cioè, cambiare la nostra creatura in qualcosa di nuovo. Bene, ragazzi, visto che siamo arrivati fino a sto punto ed è passato parecchio tempo. Ci fermiamo qui e nel prossimo episodio vi farò vedere altre cose nuove, conosceremo altre nuove specie,
Comunque modificheremo il nostro animaletto e andiamo ad esplorare comunque queste terre, sperando che non ci attaccherà nessuno. Bene ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio, nel terzo episodio, e vi farò vedere cose nuove come ho detto prima. Ci vediamo nel prossimo episodio, ciao a tutti ragazzi!